Benvenuti amici di Lombardia Notizie Online in collegamento da Palazzo Pirelli oggi con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha premiato tre grandi squadre lombarde. Presidente, una grande soddisfazione. Una grande soddisfazione. La Lombardia, noi siamo abituati a premiare grandi risultati sportivi della nostra regione, grandi risultati imprenditoriali, culturali. La nostra regione dimostra ancora una volta di non essere seconda a nessuno, ma di essere capace di emergere in tutti i campi dell'attività umana. Credo veramente che quella di oggi sia un grande risultato perché sono tre squadre lombarde, di proprietà lombarde, che rappresentano l'anima dello sport lombardo, perché sia il Como femminile, la Cremonese e il Monza hanno una storia, hanno una tradizione, sono dei territori di grande sportività. Quindi sono molto contento di questo e presto faremo altre premiazioni. Un mese fa, non dimentichiamoci, abbiamo premiato Milan campione d'Italia. Non dimentichiamo le grandi vittorie alle Olimpiadi sia estive che invernali di atleti lombardi. Insomma, come sempre all'avanguardia. Per la Cremonese un ritorno in A, che lei ha ricordato una squadra che conosce perché da tifoso del Varese aveva frequentato anche i campi di calcio di Cremona, ma è la prima volta in assoluto dopo 110 anni del Monza in A. Un grande risultato, ancora una volta l'accoppiata Berlusconi-Galliani sono indice di vittorie, di successi, di soddisfazioni. Credo che per Monza, per tutta la Brianza, sia una grande gioia, un risultato che si merita perché Monza è una delle città importanti della nostra regione, è una città che dà molto in termini di imprenditoria, in termini di cultura, in termini di sport alla nostra regione, quindi è giusto che abbia avuto questo grande risultato. Ecco, ma allora sentiamo le voci dei protagonisti di questa premiazione. Sentiamoli insieme. Como femminile, il Monza, la Cremonese hanno saputo dare in quest'anno veramente grandissime emozioni, trasmettono la passione, veramente promuovono lo sport a tutti i livelli, quindi mi sembra una cosa doverosa e giusta ricordare quei momenti, insomma, quello che hanno fatto, i successi ottenuti, insomma, anche per augurarli, visto che a breve, a fine agosto, partirà il nuovo campionato, anche per fargli un grandioso in bocca al lupo. Dottor Galliani, una storia iniziata a Monza, proseguita col Milan, è ritornata a Monza sempre alla grande. Sì, assolutamente sì, io sono nato a Monza, sono cresciuto a Monza, ho genitori monzesi, quindi sono un monzese doc, tutto quello che ho fatto, compreso la mia impresa, l'ho fatta a Monza. Prima di conoscere Silvio Berlusconi ero uno dei proprietari del Monza negli anni 70, abbiamo sfiorato tante volte la Serie A, finalmente dopo 110 anni della nostra nascita, 1912 siamo arrivati, quindi sono molto contento. Io da monzese ricordo un ufficio in via Manzoni frequentato da lei, da Ariedo Braida, e l'allenatore era Alfredo Magni. Adesso Braida è la Cremonese, quindi due eccellenze nate nello stesso luogo. Assolutamente sì, quell'ufficio in via Manzoni era peraltro la sede della Cimonza di allora. Io appunto ero un vicepresidente, Ariedo Braida era il direttore sportivo, prima calciatore del Monza. È stato con me al Milan per oltre 25 anni, è un fratello, ci sentiamo praticamente tutti i giorni, sono felice che un'altra lombarda, dove c'è Ariedo, la Cremonese, sia andata in A. Obiettivi per questo Monza in Serie A? Gli obiettivi intanto per il primo anno sono quelli di salvarsi, perché pensare di andare nella parte sinistra della classifica è dura e difficile, ma chissà. Non poniamo limiti alla provvidenza divina. Siamo contenti, abbiamo fatto un ottimo percorso, un grande gruppo, un grande staff, ce lo meritavamo e siamo qui in Serie A per continuare ad esserlo. Le ragazze da che parte arrivano? Dalla Lombardia o anche da fuori territorio regionale? No, abbiamo sia ragazze straniere che ragazze della Lombardia, che ragazze che arrivano extra fuori dalla nostra regione. L'augurio per il prossimo campionato? Di stupire, noi saremo una Cenerentola della Serie A, perché non abbiamo, come voi sapete, alle spalle una società maschile, ma conto che di ben figurare e di onorare al massimo il campionato. Una Cenerentola è pur sempre
e diventa una principessa, e questo è quello che vogliamo fare noi. Ma voi avreste mai immaginato che un difensore centrale potesse avere le sembianze di questa bella calciatrice come Giulia Rizzon? Grazie mille, ahimè sì, del resto i difensori centrali, soprattutto nel mio caso, sono un po' forse atipica. Non sono una che picchia, mettiamola così, ma amo giocare con la palla e mi piace più il gioco che l'essere un po' cattive. Un consiglio alle sportive che ci stanno seguendo e che magari sono un po' timorose nel voler abbracciare questa avventura del calcio femminile? Ma io penso che ognuno deve inseguire i propri sogni e non smettere mai di sognare, in quanto con il sacrificio e la speranza, magari anche un pizzico di fortuna, a volte si riesce a scalare la vetta, e lo auguro a tutte quelle che iniziano e a quelle che invece stanno continuando a fare questo percorso come il mio. Per noi è stato un grande onore essere stati invitati qui oggi, mancavamo dalla massima serie da 26 anni. Per noi un onore rappresentare la Regione Lombardia insieme a tante altre squadre. Credo che 5 sia un record importante insieme ad Atalanta, Inter, Milan e appunto Monza, e quindi per noi inizia una grande avventura, ne è appena terminata un'altra e speriamo che sia non un punto d'arrivo ma un punto di partenza. Eccoci al termine di questo nostro collegamento da Palazzo Pirelli, dove siamo stati ospiti del Consiglio regionale che ha organizzato davvero in maniera eccellente questa cerimonia di consegna dei premi e delle targhe alle tre squadre. Il Consiglio regionale è rappresentato, oltre che dal suo massimo esponente, il Presidente Alessandro Fermi, anche da tanti consiglieri e tante personalità del territorio di Como, di Monza e anche di Cremona, che hanno assistito a questa davvero incredibile cerimonia con soddisfazione e gioia da parte di tutti. Gioia anche da parte nostra per avervi avuto ospiti sulla nostra pagina Facebook, speriamo continuate a seguirci sui nostri profili social e sul sito www.lombardianotizie.online. Alla prossima!